Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene amici di Bike Show, siamo qui allo stand della Bianchi, siamo qui con Felice Gimondi, grande campione. Felice, oltre che grande campione nel ciclismo su strada, te la grande passione, e qui oggi al team Bianchi non è voluto mancare. Sì, a me piace moltissimo il fuoristrada, ho cominciato prima a farlo io, poi 25 anni fa o 23 anni fa ho fatto la prima squadra Bianchi a livello regionale e pian piano siamo cresciuti, abbiamo vinto le Olimpiadi con Absalon, abbiamo vinto 14 mondiali tra Under 23 e Elite, e Coppa del Mondo, abbiamo vinto un po' tutto insomma. Felice, con la mountain bike promuovi e spingi in modo forte i giovani, i ragazzi a avvicinarsi al ciclismo? Sì, io credo che la mountain bike in un certo senso possa essere il futuro di avvicinamento al vero ciclismo, perché anche questo è vero ciclismo, cioè, però i genitori è chiaro che preferiscono lasciare il figlio di 12 o la figlia di 12-13 anni al fuoristrada e non sulla strada, perché sulla strada, io faccio un esempio, Villalmedalmine, le macchine ti passano davanti a 130-140 all'ora, se c'è un piccolo errore che tu arruoti quello davanti cadi proprio in mezzo alla strada. Ecco perché dico mountain bike va appoggiata, poi dopo questi ragazzi o ragazze quando arriveranno 17-18 anni che hanno la padronanza del mezzo, una cosa o l'altra, possono fare a strada. Abbiamo avuto crossisti tipo Evans, dico Evans perché è il primo che mi viene in mente, che ha vinto il mondiale e ha vinto il tour nascendo come mountain bike. Anche Isidal che ha vinto il Giro d'Italia, Aru. Infatti sono tanti che nascono qua, anche perché è una specialità che tu indirettamente fai l'interval training senza dover fare le simulazioni obbligatorie, perché fai la salita a tutta, porti la frequenza a 200, poi la discesa devi farla regolare perché sennò vai in terra e scende magari a 50-60, poi un altro strappo, hai capito? C'è un lavoro. Quindi, di... Sì. Anche, importante. È felice anche la mentalità che nasce nel biker, cioè quella di soffrire per una durata sia nel cross country che nel marathon, cioè di soffrire in bicicletta, quindi una mentalità di tenere duro e di non mollare. Sì, che poi ultimamente abbiamo cercato di tutto per complicare questo sport. Questo sport ha bisogno di una cosa sola, menare e basta. E questo è lo slogan più bello, cioè bisogna pedalare e a tutta. Bravo. Ti faccio un'ultima domanda, Felice, oggi è il giorno della Parigi-Roubaix, tu la Parigi-Roubaix la conosci molto bene, che gara è la Parigi-Roubaix? Beh, è una gara fantastica, fantastica perché ripercorre i vecchi tempi con i tempi attuali, quindi è un grande fascino, difficile da interpretare soprattutto se piove. Però ha un fascino particolare, lotti con te stesso, lotti contro gli avversari e quando poi ti trovi fuori devi essere tu, saper tenere e scegliere le traiettorie giuste e non sbagliare niente. Direi che oggi in un certo senso è diventata meno pericolosa di prima, perché oggi hai lo sgancio rapido, se magari ti vai via la bicicletta puoi comunque salvarti e rimanere in piedi. Allora invece cadevi con i cinghietti allacciati, con le gabbiette chiuse, da sdraiato dovevi slacciare i cinghietti e rialzarti in piedi, perdevi il minimo 30-40 secondi, hai capito? E tuo ricordo veramente in gara come, qual è l'anno che ti ha dato più soddisfazione? Beh, l'anno sicuramente che ho vinto, però devo anche ricordare che un altro anno sono arrivato quarto, un altro anno ero avanti da solo, che era poi il mio handicap più importante, perché non ero uno scattista a guadagnare i primi 200 metri, sono arrivato, c'era un passaggio a livello chiuso prima alla foresta di Arelbeck, allora non c'era il regolamento di oggi, è arrivato il gruppo e ho dovuto partire in gruppo.
cambiata la gara, perché magari che 40 secondi lì e 40 km di arrivo con la tenuta che avevo normalmente io quando ero fuori, non si sa mai come andava a finire. Bene, noi ti ringraziamo Felice, e sempre buon ciclismo. Grazie, beh, ciclismo ormai fa parte del mio DNA e quindi mountain bike o strada è la stessa cosa. Vuoi twittare con Bike Show? Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter.